Preghiamo. O Dio, la tua parola santifica ogni cosa e porti la tua benedizione su queste rose che ti presentiamo in onore di Santa Rita e concedi che chi se ne servirà in devozione per i meriti della croce e della risurrezione del tuo figlio ne riceva la tua volontà, conforto e salute nella malattia, costanza nel seguire ogni giorno il Dio tuo e nel portare con riconoscenza la propria croce. Per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione solenne mi corre l'obbligo a nome di tutta la comunità parrocchiale di cui sono il vicario, unitamente al parroco, di ringraziare Don Mimmo per la sua presenza in mezzo a noi in questi tre giorni e soprattutto anche per la sua testimonianza di sacerdote che non solo si è vista in questi tre giorni, ma continua sempre a vedersi durante gli anni che passano. Ci ha aiutato in questi tre giorni a vivere i sentimenti di vita che nelle sue venire sono trapassati questi sentimenti e speriamo che tutti noi possiamo farne tesoro di quello che Rita ha fatto e soprattutto del suo esempio. Don Mimmo, voi sapete, è parroco a Varaporio, ma da quest'anno ha avuto anche un compito molto delicato, ossia quello di essere vicario foraneo di tutta la vicaria di Oppido Torianova. È un compito molto importante perché in questo pezzettino di terra lui rappresenta il vescovo. Quindi stasera è proprio in questa doppia veste di parroco ma anche di vicario foraneo che è venuto qua a presiedere questa santa messa solenne. Sicuramente tutti noi continueremo a pregare per lui perché possa arrivare ancora più in alto, non nella carriera ma nella fede e soprattutto anche nella spiritualità. E questo è molto importante perché la carriera non serve a niente, però essere elevato alla santità, questo è molto importante. Grazie Don Mimmo. Ora io non ho una leggera idea che
Vai, vai, vai. Sono andato un po' più avanti.